onoratissimo di partecipare a questa serata e a questo festival. È stato un simpatico amico per propiziare questa situazione e sono felice, come sempre mi capita quando posso parlare di un personaggio che ha segnato l'Italia per sempre, un personaggio che è stato sicuramente, come mia opinione personale, il più grande regista del Novecento ed è comunque stato uno dei più grandi artisti del secolo breve. Perché? Perché ci troviamo di fronte, oggi a cena parlavamo appunto di italiani, di come questa italianità che si respira qui in questo paese, anche in questa manifestazione, l'Italia migliore, l'Italia quella più apparentemente umile, ma quella che ha fatto, ha costruito, ci ha dato la ricchezza che abbiamo. Ecco, Federico Rossellini, De Sica, tutti i personaggi Scola, di cui ecco c'ho un libro perché ho portato questo libro e volevo leggervi una brevissima testimonianza di Scola, tutti i personaggi che hanno raccontato l'Italia, l'hanno raccontata da vicino nel bene e nel male, ci hanno portati alla consapevolezza che abbiamo oggi di noi stessi ed anche delle prospettive che ci riguardano. Allora, senza voler fare le cose troppo seriamente, anche perché Beppe Pontasua ci ha presentati come due ragazzi e quindi devo ringraziarvi, perché questo è un argomento che siamo in un'età ormai molto senatoriale. Però, detto questo, Federico, lui mi chiede di Casanova perché grosso modo il nostro incontro è stato attorno a questi, a metà degli anni 70, quando Federico, qui bisogna ricordare anche tutte quelle persone che lui ha nominato Rinaldo Gehlen. Rinaldo Gehlen era diventare un pittore, era diventato poi un famosissimo ritrattista e non c'è un film di Federico in cui non ci sia anche un quadro di Rinaldo Gehlen. E i due ragazzi si incontrano a Roma in una situazione di bohème, non avevano soldi. Federico cercava di sbarcare il lunario, siccome aveva sempre disegnato, aveva un grandissimo talento di disegnatore, guadagnando qualcosa disegnando, facendo dei bozzetti sulle vetrine dei negozi di via Veneto. Rinaldo Gehlen, che aveva più scuola perché aveva fatto la scuola di pittura, gli dava una mano, si vedevano così. Però il loro incontro era stato, e questa è la cosa più commovente, il loro incontro era stato come in un film di Chaplin. Si erano ritrovati d'inverno davanti a una vetrina di una rosticceria, tutti e due molto affamati, e guardavano questi zuccheri fumanti così invitanti che c'erano nella vetrina. Non si conoscevano e ha detto, e si sono detti, ma vogliamo entrare, ne prendiamo uno, quanti soldi hai tu? E qualcosa c'ho in tasca, proviamo. Entro nella rosticceria e ordino un supplì, anzi due supplì, soltanto che Rinaldo diceva, poi quando siamo andati a pagare, io ho tirato fuori i due soldi che avevano la giacca e Federico si toccava le tasche e diceva, devo averli dimenticati nell'altra giacca. E allora Rinaldo gli aveva detto, perché tu sei pure un'altra giacca. Da quello sembra impossibile, sono diventati degli amici fraterni. Felici per Cesare! Il film Roma interpreta il personaggio del ballerino,
ballerino di scena, la famosa clip del gatto nero. E abbiamo anche la clip del film Roma con Alvaro Vitali. Prego regia. Barzellette non le racconto perché non le so raccontare. Vi prometterò di presentarvi alcune mie imitazioni che dopo i formidabili successi nei teatri di Rocca Secca, Pascati, Marino e Zagarò ho avuto l'altissimo onore di recitare anche davanti agli italiani. La prima imitazione, un signore che ha mangiato blocco. Vorrei far presente al pubblico che quando si giravano queste scene era una festa, perché Federico era coinvolgente, però lascerei la parola al diretto testimone che era Alvaro Vitali. Ma poi una cosa, queste pernacchie che sentivamo erano di Federico, era lui che le faceva. Quando tirava quella roba in testa al pelato, era Federico, lui si divertiva un mondo a fare queste cose. La scena del tip tap, io ricordo una cosa bellissima. Io non ero un ballerino, per cui non sapevo fare il tip tap, e mi disse: ma dovresti fare un ballerino di tip tap tipo Fred Astaire per il teatro Iuinelli, perché devo fare una cosa che è successa tantissimi anni fa. Federico, io sono buono, io posso far twist, cia. Dice: no, ti mando a scuola da Gino Landi. Da Gino Landi, certo. Vabbè, certo. Gino Landi era sì, il massimo da... Andai a scuola da Gino e in 16 giorni imparai il tip-tap. Quando Federico mi ha visto, ho fatto il provino e ballavo, è venuto vicino, mi abbracciò. Sei un fenomeno, ma in 16 giorni come hai fatto a imparare il tip-tap? Io ho detto: tutto, e ha fame, se non mi pagavo non mi facevi lavorare.